Salve, buonasera e benvenuti. Stavolta inizio alla David Frost. E benvenuti o bentornati quindi sul mio canale Il Mondo della Radiestesia. Questo breve video solamente per essere per l'ennesima volta più chiaro sul pendolo Carnac. Questo pendolo che quando ho detto che bisogna stare attenti, ho creato scompiglio. No, non era ovviamente mia intenzione spaventarvi, non è un pendolo che se comprate vi cascano le mani, quello potete stare tranquilli, anche perché altrimenti io sarei monco da mesi. Allora, il pendolo Carnac, di cui l'unica cosa che ho trovato è su questo libro, ed è queste due paginette, ve lo voglio leggere una volta per tutte. È uno strumento che risale ai tempi dei faraoni e fu scoperto da Alfred, da Bovis nel 1930 nella Valle dei Re, nel tempio di Amon. Ok? Il pendolo è in legno, ottone. Il suo peso medio è di 22 grammi. Essendo un pendolo egizio, non si impregna. I pendoli egizi non si impregnano mai. La particolarità è che, in base a come si orienta nello spazio, emette un certo tipo di onda. Sto cercando di essere il più chiaro possibile, perché lungi da me spaventarvi. Orientato verso il nord emette il verde negativo. Che cos'è il verde negativo? È un'onda molto piccola, molto potente, che viene emessa dalle piramidi, soprattutto dal lato nord e dall'apice. È stata fatta una foto a una piramide e si è visto proprio un raggio verde che usciva dalla punta. A sud emette il verde positivo, che è sano. A est emette il rosso, a ovest emette il viola. Vien da sé quindi che questo pendolo è emettitore, ma viene usato anche per le ricerche, ma non per tutte le ricerche, cioè non per il semplice sì o no, mi ama, mi odia, no. Viene usato per rilevare le radiazioni sotterranee, rete geopatica e zone radioattive. Pulisce energeticamente gli ambienti, rimuove i virus, i batteri, i funghi e tutte le loro spore. Viene usato anche come coadiuvante a varie malattie. Parliamo sempre di uno strumento che non sostituisce in alcun modo un consulto medico, una cura medica né passata né presente né futura. Questo deve essere chiaro. Si lavora su una mappa, lavora in ambito diagnostico se vogliamo, viene usato per tutti i test mentali, quindi come vedete si usa per cose un po' delicate. Non lo usate se dovete riequilibrarvi un chakra. Perché? Perché secondo me è uno spreco di energia vostro. Io ve l'ho detto, il 2 giugno ho usato per tutto il giorno questo. Raramente ricordo, cioè, ricordo che raramente ho passato una serata come quella. Tra mal di testa, mal di stomaco con effetti che è il caso di non parlare, ok? È il caso di non parlarne. Quindi è un pendolo emettitore. Se lo fate girare volontariamente, emette questo verde che permette di caricare qualsiasi cosa, un oggetto, un testimone, l'acqua. Quello che vi pare, allo stesso modo lo potete usare anche per scaricare. E solamente per quanto riguarda
le ricerche. Io intanto perché sto leggendo, almeno non, poi dopo non ci sono altri problemi. Le emissioni radioattive vengono trovate senza alcun orientamento, ok? Quindi a nord, a sud, come a est, come a ovest, come vi pare a voi, se dovete cercare un qualcosa di radioattivo, lui ve lo trova. Essendo un pendolo egizio, rimane sempre neutro. Contrariamente agli altri pendoli che si impregnano, eccetto di quelli che vanno con il mercurio, che quelli si impregnano, quindi devono subire processi di ricarica, scarica, purifica con l'acqua, il sole, luna, terra. Quei pendoli egizi non si impregnano mai. Non si impregnano mai né della persona né della energia della persona né della ricerca che ha fatto. Ok, quindi come vedete, io ho il pendolo e non mi casca una mano. Dico solo che emettendo questo verde negativo, questo pendolo va usato con un minimo di accortezza. Non usatelo per vedere i bovis, non usatelo per, che vi posso dire, vedere il programma in TV stasera. Usiamolo quando c'è una persona che ha bisogno di qualcosa. Allora andiamo a fare un carica e scarica di un organo. Parliamo sempre di organi a livello energetico, ok? Usiamolo per fare delle ricerche sui terreni. Andiamo a vedere se stiamo in una zona che è radioattiva, se c'è un nodo di Hartmann. Per questo si usa. Io, lungi da me dire che questo pendolo è pericoloso. Questo pendolo nelle mani sbagliate, se usato con troppa leggerezza, carica la persona e noi stessi, perché vedete, te lo becchi, di verde negativo. C'è una persona che ogni volta che lo usa poi c'ha il mal di testa, solo con questo pendolo. Io ho detto soltanto questo, serve un minimo di attenzione. E io, Emiliano Amici, fa una cosa: quando non lo usa, lo smonta. Perché in molti libri ho letto e ho fatto dei test col pendolo universale, questo emette il verde negativo anche da fermo. Quindi questo si prende e si smonta. Tanto cosa costa farlo? Quindi, come vedete, è un pendolo estremamente complesso, utilissimo. Compratelo, sì, compratelo. C'avete il mal di schiena? Usatelo. C'avete una febbre? Usatelo. C'avete un giradito? Usatelo sul dito. Questo fate. È un pendolo tranquillo, signori, un pendolo tranquillo. Non vi casca una mano, state tranquilli. Quello che però vi chiedo è di non usarlo. Poi, se qualcuno su internet dice che è un pendolo che può usare anche il principiante, affari suoi. Io, Emiliano Amici, 20 anni di esperienza e ho visto questo stesso pendolo sul corpo di mio padre. Quindi, quando parlo, credo di avere un tantinello di voce in capitolo in più in confronto magari a tanti altri che usano questa materia solo per farsi pubblicità. Può darsi che magari quelle persone hanno avuto esperienze anche peggiori, lo so, e sicuramente io non è che dico ah, c'è chi sta sempre peggio, no, io vi dico. Questo pendolo lo potete usare tranquillamente, portatevelo appresso smontato perché emette costantemente il verde negativo. Il verde negativo è un raggio che mummifica. Non ho detto che diventate mummie, ma state attenti, soprattutto a quando lo usate nello spazio. Se lo volete usare per le ricerche tranquille, a quel punto magari avete soltanto questo, usatelo verso il sud. Il sud emette il verde positivo ed è tranquillo.
il rosso per dare energia, il viola per il campo aureo e per la corona. Quindi lì bisogna stare un po' attenti. Ok? Spero davvero che questo messaggio sia chiaro, che questo video sia utile. Vi dico anche, vi leggo da questo libro qui. Vediamo un po'. Il pendolo è neutro. Nella nostra epoca esistono materiali molto diversi, come le legni rari, come il mogano, mine rali. Tutti quanti questi pendoli trasmettono, quindi che sia fatto in legno, in cristallo, in ceramica, in ottone. La cosa importante è che questi pendoli sono concepiti sulla proporzione aurea 1:618. Per questo possono essere usati sui luoghi oppure come trasmettitori per scaricare una stanza da energie negative e ricaricarla in energie con energie positive. Questa operazione può essere verificata con il biometro di Bovis prima e dopo l'utilizzo del pendolo egizio, il Karnak. Eccolo qui. Quindi compratelo, state solamente un po' attenti a quando lo usate. Credo in questo modo di aver messo una pietra tombale a questo Karnak. Comunque per ogni cosa sto qui, ogni informazione chiamatemi, mandatemi un messaggio 345-9732-031. Se vi volete fare il mio corso in cui parleremo anche di questi pendoli, sto qui sotto tutte le info. Grazie tante.